Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio condividere con voi i miei acquisti fatti da Ipersop e voglio proprio cominciare da questo prodotto che è una crema mani al limone, però in questa confezione che sembra un po' un dentifricio, perché io all'inizio l'avevo scambiata per un dentifricio al limone. Invece è una crema mani al limone. Ero molto attratta più che altro dal formato, perché come sapete, se mi seguite, a me non servono creme mani perché ne ho tantissime, però mi piacciono, le colleziono, le utilizzo, quindi poi quando c'è una crema mani di mezzo io ne rimango attratta. È fatta così, esattamente come un dentifricio, quindi ero molto curiosa di provarla. Poi il fatto che sia al limone comunque ha attirato la mia attenzione. Questa è per pelli normali, però contiene glicerina. Quindi va bene per gli arrossamenti, per la pelle secca, anche se in realtà una crema al limone io credo che la utilizzerò più in estate, perché come profumazione la vedo di più associata all'estate. In ogni caso la proverò, poi magari vi faccio sapere se vi interessa che cosa ne penso di questa crema. Poi una cosa che assolutamente mi serviva è il mascara. Io prendo sempre L'Oreal come marca perché mi piace tantissimo. Questa è nella versione waterproof, in particolare della linea Paradise. Però della L'Oreal io prendo anche altre linee, quindi non deve essere necessariamente questo. Mi è piaciuto anche questo perché l'ho già provato, infatti l'ho ricomprato. Però insomma, a me generalmente il L'Oreal Waterproof mi piace un po' in tutte le sue linee. Comunque questa volta ho preso questo perché costava meno, quindi l'ho trovato più conveniente ed è comunque un mascara che mi piace, col quale mi trovo molto bene. Poi ho preso due matite occhi che sono magicamente diventate tre, semplicemente perché mi hanno detto che di un colore ne potevo scegliere due, quindi avere praticamente due matite dello stesso colore. Per me va bene perché comunque le tengo di riserva. Sono della marca Astra, che è un brand che io conosco poco a dire la verità, ma del quale ho sentito parlare sempre benissimo, e una è nera e una è blu. Io cerco di farvele vedere avvicinandole, ma non credo che riusciate a vedere qualcosa. Provo a farvi uno swatch. Sulla matita nera direi che lo swatch non è necessario perché è una matita nera, quindi non ha niente di particolare. Il nero è comunque nero. È una matita casual, quindi per la riga interna dell'occhio, e spero che sia di lunga durata. Questa è la mia speranza. Questa invece è azzurra, che è un colore che io all'interno dell'occhio ho sempre utilizzato pochissimo, però questa volta mi è venuta voglia di utilizzarlo un pochino. Provo a fare uno swatch e vediamo se riuscite a vedere qualcosa. Questa è la colorazione. Io spero che lo vediate. Comunque, questa è la colorazione. E qui c'è la prova sulla mano. Mi dispiace se non lo vedete benissimo, ma le mie luci sono quelle che sono. Poi, sempre di Astra, vi faccio vedere anche una cipria. Questo è il packaging che spero riusciate a vedere senza troppi riflessi. Comunque, è fatto molto bene. Mi piace la confezione perché qui c'è il classico dischetto che rimane separato dalla cipria perché qui c'è uno sportellino che si può aprire e chiudere. Quindi è veramente comodo, secondo me. Questa è la colorazione che ho scelto, comunque si tratta della numerazione 37, se per caso vi serve, che è un beige chiaro, perché io comunque ho la pelle molto chiara. Comunque mi piace molto anche il packaging. Poi una cosa sempre utile sono le salviettine struccanti, quindi ho preso una confezione di queste. Poi un balsamo labbra della marca Leo Crema con vitamina A e vitamina E. Questo è intensamente idratante, quindi va bene per le labbra particolarmente screpolate. Io lo utilizzo sia in inverno sia in estate, perché sia il freddo sia il caldo eccessivo comunque sulle labbra, diciamo che non fa benissimo, quindi mantenerle sempre idratate secondo me è una buona cosa. E ho preso questo perché ha l'acido ialuronico e volevo provare e vedere se rispetto ai classici balsami labbra ha magari una marcia in più, se idrata di più, insomma diciamo che è un esperimento. Poi a proposito di esperimenti ho preso il Labello Scrub, quindi balsamo labbra scrub. Io voglio provare questa cosa dello scrub sulle labbra perché mi incuriosisce tantissimo. Io sulla pelle non utilizzo mai nessun tipo di scrub perché mi irrita la pelle. Ho la pelle delicatissima, quindi poi mi vengono arrossamenti, puntini rossi, cose del genere, quindi per me non va bene. Però sulle labbra sono molto curiosa di provarlo e già che ero lì ho voluto prendere tutte e due le versioni. Questo nella confezione rosa è arricchito con rosa canina e vitamina E.
E questo invece, vitamina E e aloe vera, hanno tutte e due la stessa funzione, nel senso che sono entrambi idratanti per labbra levigate extra morbide. Però io volevo provare proprio tutte e due le profumazioni, diciamo così, perché quello alla rosa canina me lo aspetto comunque un pochino più delicato, questo forse leggermente più neutro, ma più in sapore forse, perché non ha delle profumazioni come può essere quella della rosa. Questa è una mia idea, ovviamente, perché non l'ho ancora provato, però mi dà questa sensazione. In ogni caso, poi ci farò un video, vi farò sapere perché è un prodotto comunque che mi farà sicuramente piacere recensire. Poi ho preso due rotoli di carta da cucina, il classico asciugatutto multiuso che io utilizzo veramente in una serie di modi diversi. Questo l'avevo finito e mi serviva assolutamente. Poi, sempre parlando di pulizie, cosa che a me non piace particolarmente parlare di pulizie, però bisogna farle, ho provato a prendere questo detergente per i pavimenti, scusate, ecodetergente per i pavimenti, perché comunque è ecologico, ipoallergenico, profumato con oli essenziali alla lavanda e rosmarino, 100% è origine vegetale e questo è della marca Chantecler. È una marca con la quale mi trovo benissimo, però non l'ho mai utilizzato per i pavimenti, quindi è arrivato il momento di provare. Poi restiamo in tema pulizie, sempre della marca Chantecler, ho preso lo sgrassatore universale disinfettante, questo elimina fino al 99,99% dei batteri. Quindi va benissimo per pulire il bagno, per pulire la cucina, per pulire varie superfici che magari dovete disinfettare per qualsiasi ragione. Mi trovo bene, come vi dicevo prima, con questa marca, la trovo ottima. Poi, quando sono arrivata in cassa, mi hanno fatto un piccolo regalino e io, quando mi fanno un regalo, sono sempre contenta. Mi hanno omaggiato di questo colluttorio Elmex che serve per la protezione delle gengive e dei denti, quindi diciamo che va a completare l'operazione di igiene orale che fate quotidianamente quando vi lavate i denti. È una cosa comunque che utilizzo abbastanza, quindi mi ha fatto piacere perché è un prodotto comunque che io uso, quindi non è assolutamente inutile nel mio caso. Questi sono tutti i miei acquisti da Ipersop, fatemi sapere nei commenti se anche voi andate a comprare in questo negozio. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.